Il problema di fronte all'Occidente è questo. Potete permettervi di perdere l'Iran, perché lo sapete, l'Iran non è importante solo per noi, ma anche per il fatto che rappresenta, si può dire, il vero scudo a difesa di una regione dalla quale l'Occidente trae il 70 o l'80% dell'energia vitale per la sua sopravvivenza. 30 marzo 1979. Viene votato il referendum per la trasformazione dell'Iran da monarchia a repubblica islamica. Il progetto viene approvato col 98% dei voti. Si compie così il progetto rivoluzionario dell'Ayatollah Khomeini, che prevedeva non solo la cacciata dello Shah Pahlavi, ma soprattutto di attribuire al clero il potere politico assoluto e di porre la Sharia, cioè la legge coranica, a fondamento della nuova Costituzione.